la Campania. Lui ha già risposto che anche in questo caso si tratta di una semplice goliardata e che bisogna andare avanti altrimenti si muore di avvisi di garanzia. Dopo aver incassato a settembre 2 assoluzioni in altrettanti processi, oggi Vincenzo De Luca si ritrova nuovamente iscritto nel registro degli indagati della Procura di Napoli. Questa volta l'ipotesi di reato formulata a suo carico è di istigazione al voto di scambio. La vicenda era già nota, l'inchiesta infatti è stata preceduta da non poche polemiche politiche. Il fascicolo era stato aperto già lo scorso 24 novembre dopo un esposto del Movimento 5 Stelle, ma fino a ieri era senza ipotesi di reato. Oggi la situazione è cambiata. Al centro della vicenda